grande attenzione. Anche io saluto a tutti voi cordialmente e sono felice di questo raduno vostro. Mi spiace non aver potuto andarne, ma vi accompagno di qua con molto affetto. Vi auguro che queste strade di coraggio, che sono diritte al futuro, sia per voi un grande bene. Coraggio, questa è una virtù, è un atteggiamento dai giovani. Il mondo ha bisogno dei giovani coraggiosi, non timorosi, di giovani che si muovano sulle strade, non che siano fermi. Con i giovani fermi non andiamo avanti. Giovani che sempre abbiano un orizzonte per andare e non giovani che vadano in pensione. Ma è triste guardare un giovane in pensione. No, il giovane deve andare avanti con queste strade di coraggio. Avanti voi, questa sarà la vostra vittoria, il vostro lavoro per aiutare a cambiare questo mondo, a farlo molto migliore. So che avete riflettuto sull'Apocalisse pensando alla città nuova. Questo è il vostro compito, fare una città nuova, sempre avanti con una città nuova, con la verità, la bontà, la bellezza che il Signore ci ha dato. Cari giovani, cari ragazzi e ragazze, vi saluto di qua e vi auguro il meglio. Non abbiate paura, non lasciate derubare la speranza, la vita è vostra per farla fiorire, per dare frutti a tutti, l'umanità ci guarda, anche vi guarda voi in questa strada di coraggio. Arriva a 65 anni, eh? Un giovane non deve andare in pensione, mai, deve andare con coraggio avanti. Prego per voi e chiedo al Signore vi dia la benedizione. Vi benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. E per favore vi chiedo di pregare per me.